Sky Magazine. Diamo il benvenuto a Marcello Robotti dell'Associazione Vivo Civile, Massimo Merighi dell'Associazione Bispensiero. Buongiorno ragazzi. Buongiorno. Non ho sbagliato nome. Come fa, se è confuso. Non sarà con noi questa mattina, nonostante fosse previsto, Nadia Spallitta, consigliere comunale e vicepresidente del Consiglio Comunale, per problemi di salute. Ha chiamato questa mattina, si è scusata, ma era in condizioni anche di voce, non era possibile che fosse presente. L'argomento riguarda le ZTL, il ricorso non contro le ZTL, questo è un aspetto che va sottolineato, ma nella gestione, cioè ciò che è stato deciso dall'amministrazione comunale nella gestione delle ZTL. È un altro aspetto che cercheremo di capire più a fondo, è quello che riguarda le petizioni. Una tra queste è quella promossa dal PD palermitano, credo di aver capito provinciale, che fa una bella raccolta firme contro le ZTL, che dopo che si saranno raccolte queste migliaia di firme non succederà assolutamente nulla. L'unica possibilità, se qualcuno vuole fare qualcosa contro il sistema gestito dalle ZTL, per la gestione delle ZTL, è il ricorso al TAR. Per cui cominciamo con Massimo Merighi, rappresentante di Bispensiero, che fu colui che con la sua associazione, per l'appunto, e in questo caso con questa nuova azione insieme all'associazione Vivo Civile, vinse il ricorso al TAR quando l'amministrazione Cammarata decise di imporre le famose zone A e B, e c'è qualcuno che ancora aspetta i soldi. Massimo, prego. Sì, di cosa vogliamo... Cosa bisogna fare e quali sono le criticità di queste ZTL che spingono le associazioni a portare avanti un ricorso? Partiamo da questa tariffazione per accesso alla ZTL. È regolare, non è regolare, non si fa? C'è il piano urbano del traffico, ci sono i presupposti per fare le ZTL, era stato contemplato nel bilancio che ci fosse delle basta tasse? Che mi si è rintronato, cioè, basta. La 1, la 2, la 3. Cioè, argomento a piacere, Merighi, allora, prego. Un argomento a piacere, ma diciamo intanto in generale. Sì. Il fatto che si provveda, noi vogliamo dire questo, intanto non vogliamo parlare il legalese perché sì, deve essere comprensibile, dobbiamo essere comprensibili, e quindi non è la sede adatta per chiaro. Quello poi è il TAR dove gli avvocati dovranno parlare, però dobbiamo dire questo: è mai ammissibile, è mai possibile che un comune, un ente locale, per fare fronte ai suoi problemi economici, mancano i soldi per il tram, okay, istituisca una zona al traffico limitato che dovrebbe servire incanalata negli appositi programmi per la regolamentazione della mobilità, istituisca una zona a traffico limitato, la faccia pagare quello che la fa pagare, 120 prima, ora hanno fatto lo sconto grazie alla loro Tantillo. Bontà, alla bontà di Tantillo, per pagare appunto per pagare una cosa, un treno, un tram, già queste sono questioni di buon senso. Non ha senso che tu vuoi diminuire l'inquinamento in città al centro storico, perché sembra che il centro storico sia il problema. In realtà il problema dell'inquinamento riguarda tutta Palermo. E quella parte di centro storico riguarda anche la presenza delle navi al porto, ricordiamo. Assolutamente. Okay. E diciamo anche che tutta la parte esterna al perimetro delle ZTL è quella che storicamente è la più interessata agli sforamenti dei PM10. Okay. Poi adesso ci sono i PM2.5. Io sì, quelli più sottili. Adesso i dati aggiornati io non ce li ho. Però sappiamo che è così. Esatto. La congestione grossa l'abbiamo più nel perimetro, fuori dal perimetro. Sì, che via Regione Siciliana e zona di Via Belgio. Via Di Blasi, Via Belgio. Belgio, via Corso Calatafimi, Alta, tutte quelle zone. Zone con maggiore traffico. Quindi se noi già da un punto di vista del buonsenso cerchiamo di capire, per risolvere un problema tu non hai soldi per pagare il tram, ha senso che mi fai pagare una tassa, perché di una vera e propria tassa Massimo, si tratta. È come se un servizio pubblico fosse in realtà privato. È così, esatto, e ha senso istituire una tassa, cioè alla fine tu stai istituendo di fatto una tassa, mi fai pagare, poi tra l'altro in base al possesso del veicolo che deve entrare, io posso avere la mia famiglia 2-3 macchine, dobbiamo pagare 3 tasse. Cioè. E ha senso che questo provvedimento diventi un precedente anche per gli altri enti locali? Se altro lo fa pure Capace o Isola delle Femmine, che facciamo? Poi per passare da Isola delle Femmine dovrà altri 100 euro. Certo. E poi da Capaci. Significa che uno praticamente dovrebbe essere milionario per poter circolare e passare attraverso. Perché Romagna. Si creerebbe un precedente che potrebbe. Certo. Nonostante ci siano i fondamenti per una irregolarità di queste ZTL. Sì, ma i fondamenti per l'irregolarità, già questo è un fondamento per l'irregolarità, perché è l'istituzione di una tassa senza tutte le modalità adeguate all'istituzione delle tasse e dei tributi. Ad esempio, la progressività contributiva, perché tutti devono pagare la stessa cifra? È legittimo. C'è un profilo tributario queste cose, questi soldi devono servire per limitare lo smog, perfetto.
Hai osservato i criteri per limitare lo smog? Ti stai riferendo a dei dati scientifici? Hai avuto delle relazioni tecniche che dimostrano l'efficacia del provvedimento anche in breve termine? Hai fatto una programmazione? Quando si parla di piano urbano del traffico, ok, che poi sia il PGTU o sia il PUT, non vogliamo entrare nei dettagli qua, soltanto i tecnici possono capire tutte queste esatto, finezze, certo. Ma vogliamo dire, nell'ambito di una programmazione della mobilità in una città come Palermo, che è incasinatissima sotto certo. il profilo del traffico, ha un senso che tu non disponi, quando pensi a una tariffazione, non disponi di tutte le pezze d'appoggio, studi tecnici, tra l'altro affidati a professionisti del settore? Ci sono addirittura sulla redazione dei PUT, è stato istituito un apposito albo professionale dove si entra per concorso biennale per titoli. Ha senso che tutte queste cose vengano fatte la notte di Natale perché devi pagare il tram? Signori, io adesso non voglio fare non voglio parlare come parlerebbe l'avvocato di fronte al tribunale, okay. Non voglio dire c'è il PUT, non c'è il PUT, c'è il PGTU, ma il PUT non è il PGTU, okay. Il PUT è il... Quando parliamo di PUT e PGTU, parliamo a PUT, che è il piano urbano del traffico, quello esecutivo, che viene sviluppato con perizie da tecnici che dicono si deve fare così e così per ottenere questo risultato. Esatto. Il PGTU è il piano generale che dice si prevede che si faranno le ZTL, senza la specifica. Esatto, senza okay. specifica. Addirittura un emendamento all'interno della delibera dell'approvazione del piano generale urbano del traffico, che sarebbero le linee generali di indirizzo esatto. di una programmazione che poi confluisce, che è una parte del PUT, certo. del piano urbano del traffico, è la prima parte, esatto. la premessa. In questa premessa si è detto che si possono istituire delle ZTL, ok, quindi delle zone, che saranno, tra l'altro a quanto pare ne istituiscono una sola e non due in questo, però sono tutti aspetti tecnici di chiaro. Cui vorrei far parlare i tecnici, ma al di là di questo si predispongono delle ZTL. In queste ZTL si dice che si potrebbero eventualmente anche fare delle tariffe. Eventualmente. Ora, se invece per tutte queste cose c'è una circolare ministeriale a cui fa riferimento la normativa che regolamenta il piano urbano del traffico a partire dall'articolo 36 del codice della strada che lo istituisce, ha un senso? Cioè, siccome questa normativa prevede che tutto ciò si debba fare in relazione a relazioni tecniche di accompagnamento che dimostrino obiettivi e criteri di verifica della efficacia di quei provvedimenti, se tu limiti la circolazione a uno o a un altro, okay. è giusto fare questa differenziazione tra chi entra e chi esce? È efficace? Lo possiamo programmare? Ci sono dei dati tecnici che dimostrano questa efficacia? Si è espresso qualcuno? Le prime qualcuno? Risposte a queste domande sono no. No! Non ci sono non i presupposti. Ci sono, non ci sono. Okay. Se tu mi metti di pagare 100, prima 120, poi mi fai lo sconto, che significa che mi fai lo sconto? Allora 120 non era buono. Hai come preparato? C'è qualcuno che ha detto quanto è congruo che si paghi? Esatto. Perché ottenga efficacia quel provvedimento? Signori, devono fare il tram, hanno bisogno di piccioli e ci stanno facendo uscire i piccioli dicendo che l'inquinamento è così, lo sa pure il bambino di 3 anni. E questo è quindi bello. A questo punto troviamo tutti gli aspetti, ne troviamo 3.000 aspetti tecnici che vanno a contestare in tribunale tutta questa operazione che fa acqua da tutte le parti. Perfetto, detto ciò passerei la parola a Marcello Robotti dell'Associazione Vivo Civile, che in questo caso mi piace sottolineare l'aspetto, contrariamente a quanto spesso accade in città, c'è la voglia di fare spalla, un'unione fa la forza per gli interessi comuni. Marcello, buongiorno. Buongiorno. Intanto. Due aspetti vorrei parlare con te. Il primo, che è quello della petizione, visto che ci sono petizioni che sono partite per dire raccogliamo le firme, sì, anch'io ho firmato contro le ZTL. E il secondo è quello del ricorso al TAR, che è quello di cui stiamo parlando. Qual è la logica e l'efficacia di una petizione? Cioè, a che serve mettersi su internet e scrivere ho firmato contro le ZTL? Devo essere sincero? Sì. La petizione per me è un modo per sentirsi coinvolti, ma senza, come dire, esporsi neanche più di tanto, perché si tratta solo di mettere una firma e basta, quando sappiamo benissimo che per contrastare certi atteggiamenti bisogna scendere in campo veramente, metterci la faccia, metterci l'impegno. Questo è l'unico modo. Vivo Civile ha deciso di sostenere l'iniziativa di Bispensiero e di partecipare a questa iniziativa perché noi vogliamo la ZTL. Certo. Vogliamo una ZTL però intelligente. Una ZTL che preveda... È regolare, direi. Esatto, che preveda certo. agevolazioni per i residenti, che preveda le fasce orarie per lo scarico e il carico delle merci. Per i disabili, e ricordiamo ancora le parole dell'assessore Catania per questo argomento qui.
Quindi, come dire, è una, ma oltretutto una ZTL mirata, perché una ZTL così grande come è stata impostata da questa amministrazione è evidente che serve solo ed esclusivamente per fare cassa. Quindi una ZTL mirata e intelligente, questo vogliamo noi, non una ZTL messa così proprio per, solo esclusivamente per tirare su dei soldi. E chiediamo la collaborazione dei cittadini, perché è inutile star lì a lamentarsi sui social, bisogna partecipare, e io invito tutti a partecipare il giorno 9, credo, vero Massimo? Giorno 9 a Palazzo Nuccio, in via Paternostro, se non sbaglio, dove ci sarà un primo incontro alle 19.30, dove spiegheremo appunto i termini per presentare il ricorso. Allora ti fermo un attimo, perché così devo mandare la pubblicità, poi dopo la pubblicità torniamo e diamo le informazioni corrette e specifiche, per, soprattutto per sottolineare l'aspetto dell'importanza alla partecipazione al ricorso. Assolutamente. E che se voi volete firmare tutte le petizioni di questo mondo, fatelo pure, ma l'unica possibilità che c'è per contrastare questa decisione discutibile è il ricorso al TAR. Tra qualche minuto vi diremo esattamente cosa fare, sempre che abbiate voglia di fare qualcosa. Restate con noi. Time Magazine, l'approfondimento su Radio Time. Ritrovati in diretta, era il jingle quello lungo. Allora io partirei da questo messaggio, intanto che, anzi ripartirei da questo messaggio di questo ascoltatore che dice: ho come l'impressione che in queste zone a traffico limitato siano state studiate apposta per obbligare il cittadino a incorrere o nella tassa o nella multa, perché è stata chiusa una parte della città molto importante ai fini del traffico, perlomeno è stato deciso di passare, quindi a mio avviso è una soverchieria che colpirà le famiglie o coloro che per necessità lavorativa dovranno per forza passare all'interno. Grazie sindaco Orlando, grazie giunta comunale. Questo è il punto di vista di un cittadino. In tanti cominciano a capire quelli che possono essere le criticità delle ZTL. Ma lo stesso sindaco lo ha fatto nel momento in cui ha dichiarato che comunque è disposto a far rivedere le fasce orarie o se non la tariffazione addirittura e quant'altro. Ti fa capire che evidentemente sta salendo su un malcontento giustificato, cioè io, e se ne sono accorti anche loro. Faccio una domanda faccio una domanda. Allora analizziamo quattro punti cardine di queste ZTL. Allora, i disabili non possono entrare se non a pagamento, e questo è il primo, che non è possibile. Il secondo è una tariffa per entrare, e pare che non sia possibile fatta in questa maniera. I residenti, pur vivendo là dentro, sono comunque obbligati, volenti o nolenti, a pagare questa tassa. Assolutamente. Dopodiché c'è la questione legata alla sovvenzionamento dell'AMAT, perché c'è qualche difficoltà. Questi sono i quattro punti cardine di quello che rendono, diciamo, discutibile. Questo verrà discusso. E questo ti fa capire, appunto, questo ti fa capire qual è la linea, la condotta di tutta questa. La domanda volevo farti. Ma scusami, il sindaco e la giunta con l'assessore in testa, voglio dire, secondo te non erano a conoscenza di queste criticità? Prendo il punto di vista dei disabili. Si sa che i disabili hanno un pass che gli permette di entrare in qualunque zona sia consentito il passaggio, il barco delle macchine, ok? Mentre in questa maniera il sindaco pone il veto con questa ordinanza. Assolutamente. Ok, sì. Quindi c'è una criticità. Non lo sapeva il sindaco che non è possibile fare una cosa di questo tipo? Evidentemente. Non lo sa che le ZTL nel resto del mondo sono a orario, cioè non è possibile tenerle 24 ore? Questo bisognerebbe chiederlo più precisamente all'assessore Catania, perché è lui che ha fatto questa dichiarazione. Sì. L'assessore Catania poi ha risposto, evidentemente si è accorto di questa cosa che ha detto per quanto riguarda le ZTL a pagamento per i disabili, e ha tentato una piccola marcia indietro dicendo: se ne può discutere, ma io con l'amministrazione non discuto di cose che la legge prevede. Certo. Io posso discutere di cose che la legge non prevede. Certo. Se il disabile ha un diritto a passare nella ZTL, ma è oggettivo. Voi immaginate un disabile che arriva da un paese fuori, da una città che non sia Palermo, deve entrare e deve farsi fare il pass giornaliero e deve, cioè, voglio dire, è un delirio. Il permesso H, il contrassegno H, ha validità su tutto il territorio nazionale. È la normativa, è il codice della strada che lo dice. Punto. Quindi non c'è da discutere su questa cosa. Quindi questo è uno dei tanti punti, al di là della mancanza del punto che può portare... I residenti non sono agevolati, ma il residente abita lì prima ancora che nascesse la ZTL. Sì. Ok.
nascerà, perché ancora non è nata. Detto, certo. Quindi voglio dire, tutte le altre città hanno gli accessi garantiti per i residenti. Certo, almeno una porta di accesso ci deve essere. Ora, io posso capire che il residente non lo si può costringere a cambiare una euro 0, una euro 1 sì. in una macchina, in una euro 5 con questo o 6, chiaro di luna, come si suol dire. Oltretutto in questo periodo. Quindi è chiaro che chi non deve entrare assolutamente con quella specifica di euro 0, 1, 2, 3 credo che sia, non deve proprio entrare nella ZTL. Non che se tu paghi gli dai la possibilità di limite, pagare il limite dell'euro 3, Marcello, 3 in poi. Domanda, queste ZTL sono adatte o non sono adatte a scoraggiare l'uso dell'auto? Mi spiego meglio, perché a Milano si pagano 5 euro ogni volta che si entra all'interno della cosiddetta area C, una tariffa del genere chiamata in gergo economico, lasciamo stare. In quel caso ci penseremmo bene prima di decidere di prendere l'auto per andare in centro, e ci permetteremmo questo lusso più raramente, perché qui una volta che paghi 100 euro ci vai anche 365 esatto. giorni l'anno. Non solo, c'è un aspetto non trascurabile: a Milano se devi entrare nella zona C, nella zona B, nella zona A puoi farlo con la metropolitana, con l'autobus e col tra l'altro invece qui scoraggiano o non scoraggiano l'uso dell'auto? Ma allora, vi faccio un piccolo esempio. Il residente a Milano ha un accesso garantito. Sì. Può entrare, deve entrare e andare direttamente alla propria abitazione. Per assurdo, qua, per come è stata impostata la ZTL, nel momento in cui il residente paga questi benedetti 100 euro e ha un euro 1, può per assurdo stare 24 ore a girare con la macchina per tutto il centro. Capiamo bene che non ha senso. Ditemi voi se questo ha senso. No, non ha senso. Nella battaglia per l'inquinamento. Allora, ecco, allora il discorso della ZTL, a me sta bene la ZTL, ma gran parte dei proventi della ZTL devono essere reinvestiti dentro la ZTL, perché se io voglio scoraggiare l'utente a utilizzare la macchina per andare in centro, gli devo dare dei servizi dentro e fuori. Okay, di non posso dentro, lasciarlo in balia. C'è un'agevolazione della quale ha parlato l'assessore Catania, che sono delle navette che all'interno della ZTL io sono gratuite ancora, ma neanche alla ZTL c'è ancora. Okay. Non c'è neanche. Massimo Merighi, torniamo a Massimo Merighi. A proposito di ZTL che non c'è ancora, poco fa dicevamo che la ZTL non è nata. È vero, la ZTL non è ancora nata, ma è stata concepita. È tutto scritto. Entro i 9 mesi del parto, questa ZTL, così come concepita, nascerà. Okay. Quindi se entro 60 giorni dalla data in cui è stata concepita, non il 24 dicembre, ricordiamo data ricordiamoci Natale, esatto. Nata sotto i migliori auspici, non viene entro 60 giorni impugnata al TAR, quel bambino nascerà. Quindi bisogna fare aborto immediato. Okay. Bisogna necessariamente la pillola il giorno dopo. Perfetto. Bisogna farlo subito. Poi riguardo... Cosa bisogna fare per bloccare immediatamente e far sì che questa ZTL venga fatta con i criteri logici? Perché ripetiamo, qua il problema non è siamo contro le ZTL, siamo d'accordo alle ZTL. Io poi personalmente chiuderei tutto il centro storico, ma sono nazista da questo punto di vista, è un altro discorso. Come gestire al meglio le ZTL perché producano il risultato auspicato? Cosa vogliamo fare per organizzare un ricorso? Per bloccare questa scelta. Per bloccare la scelta o per fare una cosa migliore? Perché per fare una cosa migliore ci vorrebbero dei politici. No, allora, questa cosa è fatta male. Come facciamo ad annullarla? Ad annullarla, per annullarla... La petizione, io mi metto su Change.org, scrivo sono contrario alla ZTL. Il PD dice siamo contro la ZTL, facciamo la bella petizione. Ora hanno raggiunto 3-4 mila firme. Che cosa se ne fanno di queste firme? Sta facendo onanismo politico A che cosa servono queste 4.000 firme? A nulla, per dirla in maniera educata. Servono a un razzo, diciamo. A un razzo. Cioè hanno visibilità per il PD, perché dice noi siamo quelli contro le ZTL. Esatto. Ma non fanno nulla. Servono ai politici che la strumentalizzano. E allora, politici del PD, prima che vi irritiate, sappiate che con contezza dovete prendere atto del fatto che è molto bella l'iniziativa, che significa anche partecipazione, ma cercate di fare qualcos'altro. Qualcos'altro si trova nell'azione concreta del ricorso. Cosa bisogna fare per fare il ricorso? Il cittadino che dice: senti, io ho firmato la petizione, ho capito che è bella la firma, ma non cambia lo stato delle cose. Che devo fare materialmente? Allora, materialmente deve dare la propria disponibilità. Che significa dare la disponibilità? Deve dire: io do la mia disponibilità a fare il ricorso e quindi a citare in tribunale, al tribunale amministrativo, il comune di Palermo. Benissimo. Per farlo, non basta che viene sul sito e scrivere: sono contrario alla ZTL. Okay. Deve dire, va nel sito, troverà l'informazione o dell'indirizzo email. Scusami, che posta quale sito, Massimo? Sito bispensiero.it, che
che qui è abbastanza famoso, il sito bispensiero.it. All'interno di quel sito troverete subito in prima pagina il comunicato. Nel comunicato c'è scritto: puoi mandare o una email all'indirizzo posta@bispensiero.it con tutti quei dati che servono, e ora diciamo quali sono, oppure c'è un form nei contatti, clicca qui e poi andare a inserire lì questi dati anziché inviare l'email. Quindi cosa occorre poi da inviare? Occorre dire: sì, io ti do i miei dati, io mi chiamo Tizio e Caio, sono nato a Palermo il tot tot tot, sono residente a Palermo, il mio codice fiscale è G273, ma può essere anche non residente a Palermo, e non è necessario che sia possessore di un veicolo, lo può fare chiunque. Questo è importante. Scrivendo appunto i propri dati, il proprio codice fiscale corretto, in maniera tale che noi sappiamo che quella persona sarebbe disponibile a venire, una volta convocata, a venire in un determinato posto di fronte all'avvocato. Aspetta, non correre. Quindi, dopo che io ho dato la mia adesione inviando una mail, che cosa succede? Succede che noi dobbiamo organizzare un momento. Quindi io verrò contattato, perché lo step successivo che rende operativa l'azione è la presenza in uno studio di fronte a un legale, dove con documento e codice fiscale alla mano io firmo la delega praticamente all'avvocato per procedere alla procura, per procedere a mio nome contro questa gestione. E mi assumo anche una responsabilità. Come ci si assume la responsabilità? Dando questa adesione, firmando questo mandato all'avvocato, che raccoglierà tutti questi mandati in maniera collettiva e farà un unico ricorso al TAR, per cui noi, predisponendo un contributo spese di 10 euro a persona, riusciremo a coprire, raggiungendo circa 2200, 300, 150 persone, riusciremo a coprire i costi vivi del ricorso, che sono il contributo unificato, che in un ricorso al TAR sono abbastanza ingenti. Quindi più si ricorre, meno si paga. No, si paga sempre 10 euro, perché non possiamo fare questi ragionamenti, non sappiamo quanti sono e ci perderemmo di casa. Tanto 10 euro, vai al cinema con 10 euro, se vuoi difendere un tuo diritto, dai un contributo. Se no, fate la petizione e ci sarà qualcun altro che lo farà per voi, così voi siete sempre contenti di vivere sulle spalle degli altri. Questo va sottolineato. Quindi in pratica si farà questo ricorso. C'è una domanda che non mi è stata fatta, ma me la faccio da solo. Fattala da solo. Serve al Time Magazine spesso. Io mi faccio la domanda e mi do la risposta. Marzulliana. La domanda è: ma rischio qualcosa io a fare questo ricorso? Volevi fare questa domanda, bravo, ti ho anticipato. È bravo. Perché? Perché ovviamente è una causa contro un comune, e se poi mi condannano, cosa rischio? Bravo. Allora, normalmente è così: se c'è una condanna, si può anche rischiare la condanna alle spese. Certo. Allora, consideriamo che questa ipotesi è, diciamo, ha la stessa probabilità di avvenire e di vincere una lotteria. Perché? Perché? Cioè, io non posso dire che non ci potrebbe essere, perché è un falso, perché la possibilità c'è, come c'è la possibilità di vincere la lotteria. Però che io ti dico si vince la lotteria è impossibile. Cioè, devi avere proprio in quel caso devi essere peggio di Fantozzi. Allora, per quindi in questi casi cosa succede? Se è un ricorso collettivo e ci sono 200-300 persone della cittadinanza che presentano delle istanze legittime per chiedere a un giudice se hanno ragione o no, nessun giudice, anche avessero torto su tutti i 95.000 motivi che ci saranno in questo ricorso, tutti sbagliati, nessun giudice si accanirebbe contro le persone che stanno facendo una cosa legittima nelle forme della legge. Chiaro. Quindi compenserebbero le spese al 99,9%, quindi il rischio non c'è. Ammesso che ci fosse questo rischio, le spese potrebbero essere di circa gli stessi costi che sono costati, quindi altri 10 euro l'uno, altri 15 euro l'uno, ma dico, se perdi la lotteria, se vinci la lotteria. Quindi lo dico perché è corretto dirlo. Hai fatto bene. Non si può nascondere una verità. Certo. Per allora io vorrei fare un ulteriore appello a quelli che pensano: aspetta, 10 euro oppure se perdo la moglie 15, ma io firmo la bella petizione e mi inizio futtendo. Tanto ci sarà chi farà il ricorso. Bene, e quello è l'aspetto peggiore dell'essere umano. Bravo, secondo me. Bravo. E non voglio essere offensivo. Vorrei che chi pensa in questa maniera aprisse gli occhi e si rendesse conto che
la convivenza insieme ai propri simili è fondata dal rispetto. E se tu pensi di non far niente perché qualcun altro lo farà per te al posto tuo, sei un pusillanime. Non sì. c'è altra possibilità. Che significa pusillanime? Un magnaccia. Sì, sei, cioè uno, sei un parassita. E allora, se ti piace essere definito tale, bene. Però il punto di vista, e poi lo sai che è così. Quindi poi quando ti guardi allo specchio, però, lo sai. Per ottenere tutte le informazioni, altre informazioni, domande possibili, c'è questo incontro. Lo ricordiamo quando e dove sarà? Marcello. Sarà il giorno sabato 9 questo. Gennaio alle 19:30 a Palazzo Nuccio in via Paternostro. Allora, Palazzo Nuccio in via Paternostro, si tratta della zona centrale, dove siamo? Sì, centro storico. Centro storico. Centro storico. Poi molto probabilmente adesso metteremo anche delle indicazioni sui vari siti. Sì. E, quindi basta. Allora, io volevo chiederti, la partecipazione di Nadia Spallitta, che doveva essere con noi, non è di carattere politico, questo ci teniamo a sottolineare. Questo. No, attenzione. Perché sono due le associazioni che si stanno muovendo e si è deciso, queste associazioni hanno deciso che non vogliono assolutamente nessun cappello partitico politico, cioè nessun politico che non ha fatto nulla possa mettere il cappello su questa cosa, esatto. E dire ah, sono stato io, non è vero, non c'è nessuna intenzione. La partecipazione di Nadia Spallitta è fondamentalmente, in quanto intanto è un legale, quindi conosce intanto la materia, è un legale ed è un e tecnico. Poi è un consigliere comunale da diversi anni e se ha fatto, ha portato avanti una serie di emendamenti in consiglio comunale, quindi ha contezza di quelli che sono gli aspetti negativi di questa scelta delle ZTL. Quindi la presenza di Nadia Spallitta è esclusivamente di carattere tecnico, lontana dal PD. Ripetiamo, il PD non ha nessuna intenzione di fare ricorso, ci si dia, non lo so, vogliono fare la petizione perché a loro interessa visibilità, mi viene da pensare, magari non è così, non lo so. Prego, continua. La Spallitta poi oltretutto, come dire, partecipa a titolo personale non di partito. Assolutamente, quindi assolutamente. Questo va, il discorso va, diciamo, è valido per lei come per chiunque altro, perché voglio certo. dire, adesso non è che chiudiamo le porte al politico in quanto persone. Perfetto. Quindi perfetto. A titolo personale, per carità, non c'è nessunissimo problema. Benissimo. La partecipazione della nostra associazione a sostegno dell'iniziativa di Bispensiero, e penso che altre associazioni si legheranno a noi. Sì, ci già, scusate, voglio dire una parola in sì. più. L'associazione Vivo Civile in questo caso non sta solo sostenendo il ricorso, lo sta promuovendo certo, congiuntamente a Bispensiero. Certo, nel senso importante. Noi in questo caso siamo una squadra. Okay. Quello che invece tutte le altre associazioni vorranno fare sarà sostenere okay. cittadini, anche politici, ma già ci sono diversi consiglieri comunali che hanno detto che vorrebbero partecipare al ricorso, cioè fare il ricorso contro il comune. Come cittadini. Esatto. Ce ne sono tanti, sappiamo che c'è come si chiama? Filippo Chipinti. Filippo Chipinti, Luisa Lacolla, Stefania Munafò, ce ne saranno altri, diverso. Sono tutti ben accetti in quanto cittadini. Ma ci saranno anche consiglieri di quelli che hanno votato a favore delle ZTL che vogliono partire? Penso proprio di no. Io penso proprio di sì, secondo me sì. Ma sì, senti a me, poi fare in metà, lascia stare. Ci saranno quelli che dicono, no, io penso, ma non glielo dirà nessuno, perché poi ci vogliono le palle a stare su questo. Il messaggio importante è quello, l'aggregazione. Aggregazione. Non sparpagliatevi, non andate ognuno come le meteore, come le schegge impazzite. Ritroviamoci tutti insieme, perché è l'unico modo se vogliamo cambiare le cose. Perfetto, questo diciamo è il primo di tanti appuntamenti che faremo anche nei prossimi giorni per capire cosa sta succedendo, come avviene la partecipazione. Allora, l'appuntamento pubblico, il primo appuntamento pubblico, lo ripetiamo, sarà sabato 9 gennaio, quindi questo sabato, alle 19:30 a Palazzo Nuccio in via Paternostro. La via Paternostro si trova nel centro storico, diciamo, vicino alla Focacceria San Francesco. Esatto. San Francesco. Volevo dire una cosa importante, sì. Questo incontro non è stato organizzato da noi. No. Questa è una richiesta esplicita dei residenti e dei commercianti del centro, storico. Esattamente, questo va sottolineato. I residenti e i commercianti del centro storico, avendo capito realmente qual era il pericolo per loro, perché ci sono ripercussioni per le ZTL, perché i fornitori ti aumenteranno anche il costo della merce che ti forniranno se gli costerà di più. E allora hanno chiesto, in questo caso nella funzione politica Nadia Spallitta, di fare qualcosa, di organizzare questo incontro. L'incontro è stato organizzato e presenzieranno per l'appunto le associazioni Vivo Civile e Bispensiero, perché sono queste le associazioni che stanno portando avanti il ricorso, quindi per ottenere un risultato concreto è a questo, diciamo, l'iter da portare avanti. Sono stato chiaro? Sì. Chiarissimo. Spero. Venite anche solo per sentire. Soltanto per sentire. E poi, per ascoltare. Per gli scettici, quelli irresistibili, ricordiamo che nel 2008 Bispensiero ha vinto già il ricorso al TAR e ha fatto annullare le ZTL che erano state volute da Cammarata. Dico bene, esattamente. Assolutamente. Quindi già un risultato è stato ottenuto. Per cui il motivo che ha dato la vittoria a quel ricorso si ripropone in parte anche adesso.
adesso, perché non c'è solo quello della mancanza del PUT, parlando di tecnicismi. Allora io ringrazio 7.000. Okay, motivi, 7.000. Marcello Robotti di Vivo Civile, Massimo Merighi di Bispensiero, anche Nadia Spallita che purtroppo non c'è ma tornerà, sarà con noi nei prossimi giorni. L'appuntamento per capire meglio e soprattutto cosa fare è per sabato 9 gennaio alle 19.30 a Palazzo Nuccio in via Paternostro nei pressi della Focacceria. Il sito bispensiero.it, quindi bispensiero.it, voi digitate, entrate direttamente là dentro e ci saranno tutte le specifiche che potranno esservi utili. Detto questo, grazie a Bispensiero e a Vivo Civile. Time Magazine.